primo amore della Sandali, ovvero le miscele. In questo caso la pergolesi, una 100% arabica, tra virgolette semplice. Semplice perché l'idea è stata: creiamo una miscela che possa essere completata da altre tipologie di caffè per aumentare il suo valore sensoriale, ma ci siamo accorti che anche bevuta da sola aveva una sua caratteristica ben precisa. Sacchi da 30 kg, miscela tra caffè brasiliani naturali e arabica lavati. Il caffè crudo presenta una lavorazione precisa, bella e omogenea, assolutamente non presenta nessun tipo di difetto. E nel caffè tostato vediamo che queste sue caratteristiche di omogeneità e anche di crescita durante la fase di tostatura sono confermate. Crema stupenda, chiara, dorata, con un'ottima tessitura e una splendida tenuta, a dimostrazione che la 100% arabica, se estratta in maniera corretta, può fare tanta crema quanto ne vogliamo. A livello olfattivo, le note di caramello sono quelle più evidenti, quelle che maggiormente riusciamo ad intendere, ma sotto c'è anche qualcos'altro. Beh, il cacao. Il cacao è immediatamente percepibile sulla tazza amara, sempre fermo restando che la base del caramello rimane decisamente percepibile. Assaggiamo un attimino adesso anche quella dolcificata, in quanto vediamo cosa può tirare fuori ancora questo caffè, questa miscela. Mandorle, cereali tostati, cacao fondente, queste sono le sue caratteristiche, non acidità aggressiva. Il retrogusto, a mano che si distende, fa emergere un qualcosa di più interessante ancora, ovvero andiamo sulla frutta, la mela, una mela leggera, una mela amabile, quindi verso qualcosa di dolce, che poi, come dire, si sposa in maniera perfetta con quanto abbiamo percepito prima, cioè questi delicati aromi caramellati. Si conferma una miscela che può essere utilizzata sia per essere bevuta da sola che assommata con delle altre tipologie di caffè per dare un qualcosa di, sensorialmente parlando, più importante. Buon caffè a tutti!